Dalla Fiera Ecomondo di Rimini siamo a caccia di novità e di soluzioni per rendere più sostenibile anche il mondo dell'edilizia. Siamo qui nello stand di Legambiente proprio per parlare di come rendere sostenibile i materiali per l'edilizia. In questa mostra sono esposti 25 materiali divisi tra materiali innovativi, materiali naturali e salubri e provenienti da riciclo. Questa mostra è una ricerca che noi conduciamo da circa 6 anni, in cui abbiamo raccolto 100 materiali per raccontare lo stato di fatto dell'edilizia italiana e la possibile visione nell'edilizia italiana del futuro. La comunità europea nell'ultimo periodo ci obbliga a prendere una strada, direi forzando i ritmi di crescita virtuosa, sostanzialmente verso il riciclo e il riuso. Le ultime direttive sull'economia circolare ci obbligano ad avere un'attenzione particolare, come si diceva una volta, dalla culla alla tomba, cioè prendere in considerazione il materiale dalle materie prime a cosa succederà quando lo smaltiremo. E questo purtroppo è ancora abbastanza lontano dalla prassi nostra. Io vedo anche quando si esce da alcune realtà cittadine la difficoltà che si ha a parlare con ragazzi che hanno, che ne so io, dai 15 ai 25 anni sull'importanza del recupero differenziato. Cioè oramai non siamo più nella condizione di avere dubbi che il ferro, l'acciaio, la plastica e il vetro devono essere separati, ma non riusciamo a far crescere invece quella sensibilità sulla separazione dei tipi di plastica, perché noi adesso, facendo una separazione massiva di qualsiasi tipo di plastica, non riusciamo ad aiutare i cicli a valle, che diventano molto onerosi per andare a separare la tipologia di plastica che si presta poi alla rifusione. E quindi dobbiamo fare questi salti di qualità per affinare e rendere più efficiente poi il recupero a valle. Questo è un isolante a chilometro zero e viene prodotto riciclando i tessuti e a fileria corta. In questo modo si ottiene un isolante termico flessibile e quindi adatto per tutti i tipi di murature. Questo invece è una piastrella per esterni composto da legno composito, da una percentuale maggiore di legno composito e da una percentuale minore di plastica, entrambi provenienti da riciclo. Quindi si ha questa piastrella abbastanza legnosa che però è un misto proveniente da riciclo. Per pavimentazione? Per pavimentazione esterna. Questo è sempre un modello di pavimentazione per esterni, sempre proveniente da legno composito riciclato e plastica. La differenza la fa il terreno e soprattutto l'attacco, che è praticamente a secco, non ha bisogno di nessun tipo di leganti, e quindi un maschio femmina che si attacca direttamente al terreno. Questo invece è un progetto dell'Università di Camerino, e già industrializzato, in cui vediamo una piastrella che si forma tramite la polvere di marmo che proviene da demolizione e ricostruzione, un tema abbastanza attuale ultimamente, anche innovativo per l'economia circolare, e vetro riciclato. In questo caso il riciclo viene dai vecchi monitor dei vecchi televisori. E quindi il processo produttivo avviene per frantumazione, poi colorazione e inserita, la polvere inserita in questi stampi che creano appunto questo mosaico ideale per gli interni. Qui invece ci troviamo di fronte a un coppo fotovoltaico. Ci troviamo di fronte a un coppo fotovoltaico in cui il silicio è integrato nel materiale stesso e ha una potenza, questo coppo, di 4,5 watt ed è un coppo che appunto si attacca alla centralina per l'energia fotovoltaica e è ideale per i centri storici, e anche perché nei centri storici si hanno dei vincoli appunto sul fotovoltaico. Questo, essendo integrato all'interno del materiale, è abbastanza sia efficace che innovativo. Per concludere, vediamo un laterizio. Qual è la novità, la peculiarità di questo appunto pezzo che vediamo qui esposto? L'innovazione tecnica
tecnica di questo blocco sta appunto nel fissaggio della malta. Per fissare strati di questo laterizio per appunto per le pareti si utilizza una malta spessa un millimetro, quindi diciamo si va a ridurre l'uso di malta con le stesse prestazioni diciamo tradizionali, anche perché il laterizio in sé, avendo queste sezioni, trattiene il calore e quindi ha già di per sé un grande grado di isolamento. Per il, diciamo, la costruzione delle pareti murarie, proprio per la caratteristica di cui dicevo prima, quindi della malta di un millimetro, si vanno a ridurre anche, diciamo, gli spessori e anche l'uso di malta. Si tratta di un allegato di una direttiva europea che stabilisce la lista pressoché completa di tutti i materiali che diventano nelle varie fasi di produzione dei vari settori prima o poi rifiuti, e quindi questi rifiuti devono essere per prima cosa classificati, e questo catalogo non fa altro appunto che assegnare un codice che viene chiamato appunto nel gergo tecnico il codice CER, che deriva appunto da questa denominazione, e permette di individuare appunto, prima ancora di iniziare le fasi di trasporto e di smaltimento dei rifiuti, di classificarli, di dargli quindi una caratterizzazione di tipo chimico-fisico, e attraverso questo codice permettere poi in modo corretto le varie fasi di smaltimento o trasporto, eccetera. La cosa più importante è sposare la filosofia della circolarità, dell'economia circolare, e quindi far sì che un prodotto non sia trattato come un rifiuto, ma come rimetterlo nel processo produttivo, ridare vita diciamo, a un materiale. In questo caso il rifiuto non è più un problema, ma è un'opportunità. Ci sono dei materiali che sono ancora più prestanti in seconda vita perché hanno una destinazione differente, e quindi diciamo le caratteristiche mantengono le stesse caratteristiche. Ad esempio? Promuovo sempre il caso delle piastrelle, no? della polvere di marmo, perché questo riduce l'estrazione in cava del materiale, quindi riprendere il marmo da demolizione e ricostruzione con il riciclo del vetro è una grandissima opportunità di economia circolare. Tra qualche mese avremo da fare i conti con una direttiva che dovrebbe essere recepita, dico dovrebbe perché non sappiamo a marzo se effettivamente lo Stato italiano la recepirà, dove verranno messi dei paletti molto stringenti per il recupero di sostanze che hanno radioattività naturale. Il discorso della radioattività naturale in Italia è sempre stato poco affrontato. E uno per tutti, le sabbie di fonderia, le sabbie di formazione anime hanno sempre avuto un destino tipico da sottofondo stradale o comunque destini di riempimento. Ecco, questi materiali qui dovranno essere riragionati, ripresi in considerazione con tecnologie, vuoi alla fonte, vuoi a valle dell'utilizzo, per trovare poi un utilizzo specifico in edilizia, dove è il loro destino naturale. Ecco. Come si pone il lavoro appunto del laboratorio analisi tra la produzione del rifiuto e il processo di smaltimento? Quando il materiale viene prodotto, il produttore decide di doverlo smaltire, il materiale diventa rifiuto. E a rifiuto, per essere smaltito e trasportato, deve essere associato un codice CER, a cui fa riferimento il regolamento europeo e il catalogo europeo dei rifiuti. Il rifiuto arriva nel nostro laboratorio, vengono effettuate le analisi e in base ai risultati analitici viene definito se il rifiuto è pericoloso o no, e viene attribuito il corretto codice CER. Ecco, a proposito di questo, una normativa regola questo procedimento? Beh, a livello italiano abbiamo il testo unico ambientale, che è il decreto legislativo 152 del 2006,
abbiamo vari regolamenti europei che definiscono i criteri per la classificazione dei rifiuti, la decisione 955 del 2014 e il regolamento 1347 sempre del 2014. Ecco, facendo un po', diciamo, una carrellata tra quello che può emergere da queste analisi, che tipo di rifiuti dal mondo edile provengono? Il catalogo europeo dei rifiuti definisce una sezione dedicata per i rifiuti da operazioni di demolizione e costruzione, che è la categoria 17. Da qui abbiamo tutta una serie di rifiuti, tra cui rifiuti costituiti di cemento, vari altri tipi di materiali come plastiche e materiali metallici, e materiali isolanti e materiali, diciamo, misti, tra cui abbiamo appunto cemento, mattonelle, calcestruzzo, materiali appunto isolanti come può essere lana di roccia, polistirolo, materiali appunto di coibentazione e anche materiali contenenti amianto, perché quelli si trovano tuttora. Si è da poco conclusa in IPLE la prima edizione del corso formativo per tecnico ambientale per lo sviluppo sostenibile. Abbiamo fatto il punto sui contenuti con la docente e raccolto opinioni e osservazioni di alcuni partecipanti provenienti da indirizzi diversi. Quali sono gli obiettivi del corso per tecnico ambientale e come si configurano nel mondo appunto del lavoro, dell'edilizia? Gli obiettivi sono quelli di formare una figura professionale altamente qualificata che sia in grado di supportare un'azienda in quello che è tutto il percorso di certificazione ambientale, quindi implementare i sistemi di gestione ambientale, essere in grado di promuovere azioni di miglioramento in aziende già esistenti o di attivare appunto un percorso che porti ad una certificazione cosiddetta ISO 14001, che è la certificazione dei sistemi di gestione ambientale. Siamo qui in compagnia della più giovane partecipante al corso per tecnico ambientale. Impressioni e soprattutto contenuti che ti serviranno per il tuo futuro? Bisogna puntare il faro su questa tematica perché è molto, molto importante e ogni giorno lo è sempre di più, non solo per quanto riguarda i cambiamenti climatici esterni, ma proprio tutto quello che è la coscienza delle aree produttive con le zone limitrofe. I punti principali che sicuramente serviranno in un futuro lavorativo sono quelli della normativa ambientale e tutto quello che riguarda la responsabilità aziendale, che stiamo parlando della 231 del 2001. Che ha aumentato appunto la responsabilità delle aziende in materia ambientale. Ci ha dato un'ottica molto più sul verde che non ho visto finora all'interno dell'azienda, all'interno delle, anche dei contesti agrari soprattutto, perché io vengo da un paesino che è medicina e ho visto che molti contadini ad esempio non sanno i limiti di concentrazioni di inquinanti che può avere il terreno, certi tipi di fertilizzanti. Io vorrei che la frequentazione di questo corso mi portasse finalmente a realizzarmi lavorativamente, quindi a riuscire a entrare in un contesto lavorativo che possa permettermi di affrontare le tematiche che mi sono care. Quali sono un po' le linee guida di questo corso? Ma il tecnico ambientale certamente ha un background importante da un punto di vista della normativa, è fondamentale che un tecnico che opera in questo senso sappia molto bene quello che sono le linee normative promosse magari dall'Unione Europea, che in tempi brevi poi verranno recepite anche a livello di normative nazionali. Come diciamo ai nostri studenti, è estremamente utile che un tecnico ambientale abbia un approccio cosiddetto proattivo, cioè sappia quasi anticipare le necessità di legge proprio per essere competitivo con le aziende con cui andrà a proporsi. Tra i corsi di formazione e aggiornamento a cura dell'Istituto Professionale Edile di Bologna vi segnaliamo per l'area sicurezza da venerdì 24 novembre 2017 addetto al primo soccorso, mentre da lunedì 4 dicembre aggiornamento per coordinatore alla sicurezza, modulo 12esimo, per rischio scavi e valutazione del rischio ordigni bellici. Per l'area ambiente ed energia da giovedì 30 novembre corso di 50 ore per dirigente di gestione rischio amianto.
Per qualsiasi informazione, per conoscere nel dettaglio corsi e modalità di iscrizione e per restare aggiornati, si può consultare il sito dell'IPLE www.edili.com.